Marcello, al di là magari di qualche peccato nel quarto finale, perse per distrazione così, però probabilmente questa è una partita su cui partivamo, diciamo, svantaggiati un po' per la situazione generale. Sì, no, ma allora, noi non siamo in un gran momento fisicamente, mi sembra palese, e invece loro sono in un gran momento e se riescono a stare così bene fisicamente, e me lo auguro per loro perché sono una squadra che è un piacere vedere giocare in attacco e in difesa, ma se loro stanno bene fisicamente loro vanno sicuramente fino alla fine, poi dopo lì ci saranno gli episodi che però... Di quelle che ho visto io non le ho viste tutte, di quelle che ho visto io è sicuramente la squadra migliore che ho visto, che ha un'idea precisa di quello che vuole fare in attacco e in difesa, per cui per noi oggi erano tanta roba, tanta tanta roba, e chiaramente ci siamo un po' demoralizzati. I ragazzi sono stati bravi perché hanno perso una partita in modo dignitoso, avremmo potuto crollare, invece hanno reagito e con molta dignità hanno ottenuto una partita, chiaramente il risultato non era più in discussione nel quarto quarto, però sono stati bravi a non sbragare e abbiamo fatto 4, 5, 6 palle perse e la colpa un po' anche del pubblico, lasciatemelo dire, perché sono un po' stufo di sentire i brusii di qualcuno, soprattutto nei confronti di determinati giocatori, a parte che hanno fatto la storia della società, ma voglio dire... Lovisotto ha giocato 37 minuti, non stava più in piedi ed era chiaro che andava cambiato, però non c'erano alternative. Abbiamo provato con Jus e Jus avete visto che Jus ha giocato un minuto. Franco Migliore ha giocato 13 minuti su 30, eppure c'era tutto il pubblico come se il problema fosse Franco Migliori, okay? Con gli altri che 34, 35, 37. Allora, io alleno questa squadra e mi piace allenarla, sono molto contento di allenare questi giocatori qua. Detto che questi giocatori li ho trovati e la situazione è difficile fisicamente. Allora, se c'è entusiasmo e capiamo che la situazione è difficile, perché non è che manca oggi Casagrande, ma Casagrande manca da quattro partite, Micevic manca da n partite e ne mancheranno ancora n. Per cui non è che possiamo pensare di giocare in 5 per 40 minuti. Sgorbati sono 8 mesi che non giocano una partita, oggi ha giocato 30 minuti, avete visto che è successo. Allora, occorre che, siccome Di Lorenzo conosce bene questo campo e sa bene che questo è sempre stato un campo difficile da espugnare, allora deve diventare un campo difficile con l'aiuto di tutti. Perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, se no non ce la facciamo. È chiaro che per noi oggi, cioè, è evidente che erano tanta roba, se poi voi pensate che noi si potesse, cioè, stare in partita con loro, occorre che loro fanno una partita un minimo sottotono. Oggi hanno fatto una partita clamorosa, secondo me, dal punto di vista difensivo. Hanno fatto anche più canestro del solito. Gente come Scanzi che sta tirando col 21%. Attenzione, io Scanzi l'ho incontrato l'anno scorso in finale. E quindi è un giocatore che ha difeso sui miei playmaker, me li ha cuciuti e ha fatto anche più canestro di 3 punti rispetto a quando sta facendo adesso, probabilmente ha dovuto giocare un po' di più. Per cui se noi pensiamo di poter vincere con loro, è chiaro che loro devono fare una partita sottotono, siccome non è stato il caso, hanno fatto una partita, dico clamorosa, ma hanno fatto la loro partita da squadra compatta, da squadra ben allenata, da squadra con le idee chiare. Allora noi abbiamo bisogno di tutti per non sbragare, perché sennò andiamo in difficoltà. Allora gradirei che tutti diano il loro contributo a mettere un po' di entusiasmo, perché noi le partite le vinciamo anche con entusiasmo, ok? Non basta dire ok, gioca questo, gioca quell'altro, metti il bambino, metti quell'altro, il bambino. Soprattutto il bambino ha bisogno di entusiasmo, non di sentirsi dire sei meglio di quel bollito, di quello là, ha bisogno di entusiasmo. Ecco, questa è la prima cosa che voglio dire. Poi sono disponibile a tutte le domande che volete farmi. Le nostre cose non le abbiamo sentite, probabilmente ti riferisci a qualcosa No, ma di si una sente, non è la partita. prima, allora, si sente, non è la prima volta. E i ragazzi erano, a un certo punto, erano demoralizzati. Poi, insomma,
non è che c'erano molte alternative in panchina, c'era gente con i crampi, c'era, ribadisco, Isacco alla fine ha perso 3 rimbalzi, ha preso 2 backdoor, e cosa devo dire di Isacco? Ha giocato 38 minuti contro Berchi, Cairovic, Planezio, Chiappelli, Scanzi, la madonna, capite? Cioè, è chiaro che poi si può dire tutto, però... Per cui si capisce, ragazzi, devono sentire la fiducia dell'ambiente e di tutti. La situazione è difficile, la situazione è complicata, ma ribadisco, Casagrande c'è ancora il pollice così, temo che per le 3-4 partite non rientri. Micevic benché meno, per cui forza, diamoci una bella pacca sulla spalla e tutti, e guardiamo piuttosto il bicchiere mezzo pieno che non quello mezzo vuoto, perché sennò... Ne parliamo l'anno prossimo quando proprio no, questo non va bene. È appunto perché bisogna pensare adesso al presente, che non bisogna, appunto, bisogna stare ben come dire, coi piedi piantati nella stagione. No, ci mancherebbe, non dobbiamo pensare all'anno prossimo. Abbiamo degli scontri diretti, voglio dire, se stiamo bene fisicamente e con un po' di fiducia possiamo andare a Senigallia e Ozzano e giocarci la partita. I nostri competitor sono questi, no? Cioè, voglio dire, Giampaolo sicuramente non perde punti con le nostre dirette concorrenti, per cui noi siamo a posto, cioè, capito? È come se non contasse nulla oggi, capito? Tutto qua. Un peso in più rispetto a quello che già mi danno. Manca solo Senigallia.